Ciao amici dei profumi e amici di Fabrizio, benvenuti su Profumizio da me e dal cigno incoronato, portafortuna di oggi. Oggi vi propongo un video haul in cui vi faccio vedere tutti i miei acquisti che ho fatto da Risparmio Casa. Risparmio Casa è uno store molto grande che si occupa di casalinghi, piccoli elettrodomestici, prodotti per l'igiene e l'arredamento della casa, arredamento piccolo, arredamento, bagno, cucina, gli accessori. C'è una parte anche dedicata ai profumi. Io non mi ero mai soffermato più di tanto, invece ho trovato delle buone offerte di profumi che comunque già conoscevo e anche delle chicche, comunque dei profumi particolari. Allora, vi faccio vedere gli acquisti, diciamo, più noti. Ho comprato le acque di Tesori d'Oriente. Una ve l'avevo già presentata, che era Ibisco e Carcadè, che comunque avevo già anche in precedenza. Una fragranza che mi piace molto, che è molto fresca, molto elegante. Mi piacerebbe che Tesori d'Oriente facesse un profumo e non solo l'acqua profumata a ibisco e carcadè, forse prima ho detto iris. Questa nota dell'ibisco, che è particolarmente raffinata, mi piacerebbe molto avere la fragranza. Poi le altre due sono tè verde e verbena e fior di sale e loto. Tè verde verbena è una fragranza molto estiva, fresca, un'acqua profumata adattissima per l'estate, ma anche per l'inizio dell'autunno, se le temperature sono miti. Comunque poi le acque profumate sono sempre piacevoli da utilizzare. L'altro, fior di sale, invece loto, assomiglia molto a REM, Thalassotherapy, Fiore dell'Onda. È un'acqua profumata che secondo me, utilizzata insieme a questi profumi, gli dà una giusta spinta, sicuramente li prolunga nel tempo. Quindi sono tutte e tre fragranze che mi piacciono. Spero che Tesori d'Oriente proponga qualche altra acqua profumata, magari più adatta all'autunno-inverno, con delle note più invernali, e magari crei anche delle profumazioni, perché sono delle note interessanti. Senz'altro quello ibisco e carcadè potrebbe essere un bel profumino da proporre. Altro profumo noto, diciamo un classico, Bon Bon Malizia al mirtillo, con questo profumo freschissimo di mirtillo. Questa fragranza non so perché fa molto autunno. Poi ha questa nota di latte che stempera un po' l'acidità del mirtillo. È una fragranza che mette allegria, spruzzata in casa o al mattino per darsi una botta di energia, è fantastica. Poi ho trovato dei profumi di Sergio Soldano, questi due, che ho comprato a scatola chiusa, più che altro perché mi piacevano le boccette Atelier e Via 20. Ah, qua c'è il nome che vi faccio vedere. Sono dei profumi anni 80, molto ricchi, molto opulenti, un pochettino diversi tra di loro, ma senz'altro un pochettino si assomigliano. Allora, innanzitutto ho fatto una piccola ricerca. Sergio Soldano era il re della pellicceria negli anni 70-80, il primo a proporre delle pellicce con dei tagli un pochettino diversi, amatissimo dal jet set di allora. Pensiamo a Gina Lollobrigida, Sofia Loren, che avevano queste bellissime pellicce. E la sua caratteristica era il logo SS, uno dei primi loghi del lusso italiano, prima di Ferré, Versace, Armani, perché siamo sul finire
cioè sul fine degli anni 60, anni 70, 80. E i profumi appunto sono, beh, hanno queste boccette bellissime, questa in particolare mi piace molto, ma anche questa non è male. Sono dei profumi appunto ricchi, opulenti. Vi leggo le note di Atelier, che sono arancio, bergamotto, petit grain, ylang ylang, geranio, rosa. Sul fondo vaniglia, balsamo di copalba, che è una resina, e sandalo. È un profumo che ho già utilizzato, che ha, sa molto di sapone, di pulito. Le note agrumate si sentono poco, però questo sentore di pulito molto saponoso che comunque mi piace. È un profumo secondo me adatto al mese di settembre, molto piacevole, e la boccetta è molto bella. Questi profumi li ho comprati a scatola chiusa, c'era una confezione, costava 9,90 euro con la crema per il corpo abbinata, e li ho presi. L'altro, Via 20, invece è un pochettino più fresco, però l'apertura di questo è un pochettino più difficoltosa, perché ha albicocca, pesca, ananas, bergamotto. Qui la nota fruttata si avverte di più. Nel cuore iris, eliotropio, rosea e gelsomino. Sul fondo muschio, sandalo e vaniglia. Questo è un profumo che è molto talcato, leggermente mandorlato, anche un po' speziato. Le spezie non vengono dichiarate, però non so che di piccantino che lo rende fresco, un profumo interessante per l'autunno. Poi ho trovato altri due profumi che sono profumi, diciamo, di ispirazione, che sono Parfum Baroque e Poudré. Sono prodotti da Dreamland, che comunque è un'azienda italiana, e c'erano molti profumi di questa marca e non li avevo visti, sì, magari in qualche store di quelli cinesi, però non tantissimi, e comunque sono dei profumi piacevoli, buoni. Allora, Parfum Baroque, questo ha la bottiglia praticamente uguale a Roma di Laura Biagiotti, Roma Uomo, anche se dalle note assomiglia di più alla versione femminile di Roma. Ve le leggo, sono pompelmo, limone, pepe e geranio. Sul fondo patchouli, vetiver, cedro e benzoino. Allora, questo profumo però, sentendolo bene, assomiglia abbastanza a Red Vetiver di Montal. Le note più o meno sono simili e gli assomiglia molto. Quindi, più che ispirato a Roma di Laura Biagiotti, rimanda molto a questo profumo di Montal, che io non ho, però avevo sentito. È un profumo buono, sa di, anche questo trovo che sappia di pulito. Questo avevo sentito il tester, però naturalmente poi provandolo a casa si capisce meglio la fragranza. Devo dire appunto che mi è piaciuto molto, un profumo elegante, anche questo adatto al mese di settembre, e costava 5,90 euro, quindi un prezzo anche buono, insomma, veramente low cost. L'altro, Poudré, questo mi ha ispirato subito dal nome, è un profumo che proprio sa di borotalco. Vi leggo le note: rosa, giglio, eliotropio, iris, gelsomino e ancora la rosa. Poi abbiamo ambra, albicocca, pesca, vaniglia e sandalo. Questo mi ricordo che mi era, insomma, piaciuto dal tester subito. Vi faccio vedere anche le scatole che le avevo conservate, Poudré e Parfum Baroque.
di Dreamland appunto c'erano tantissimi profumi. Diciamo, io ho scelto questi perché mi sembravano quelli un pochettino più particolari. Il Poudre assomiglia molto a Tresor di Lancôme, quindi a chi piace Tresor senz'altro gradirà anche questo profumo. Basta, vi ho fatto vedere tutti i miei acquisti, quindi vi consiglio di andare da Risparmio Casa, perché trovate appunto anche dei prodotti per l'igiene veramente a buoni prezzi, ci sono tantissime offerte, e poi questi profumi che sono un po' profumi magari io li chiamo di seconda linea, che però sono piacevoli, sono low cost, quindi si possono sono accessibili insomma a tutti, e ci sono qualche chicca, perché i profumi di Sergio Soldano sono buoni e hanno appunto queste boccette molto particolari di design. Questa soprattutto mi era piaciuta molto, ma anche l'altra è, appunto come vi ho fatto vedere prima, molto bella. Vi saluto, vi ringrazio per il sostegno, per le visualizzazioni ai miei video, per i commenti. Seguitemi su Profumizio su YouTube, su Instagram, e vi auguro una buona giornata. Vi aspetto al prossimo video. Ciao a tutti gli amici dei profumi e gli amici di Fabrizio. Ciao ciao, un bacione e ciao ciao con la manina. Mi sono incartato. Ciao ciao con la manina. Ciao. Non si spegne.